Gli sto pulendo questi pezzettini di pollo che ieri ho cucinato tutta quella carne e come si è scialata, un vassoio intero si è mangiata lei tutta la notte. Ovviamente ora se la stanno ciucciando tutti questa gattina. Mi è venuto in mente, non so se vi ricordate, alcuni anni fa io avevo recuperato una mamma gatta che aveva, era lo stesso anno di Esther, nello stesso anno. E infatti sì, allattava anche i figli di Esther, perché poi avevo messo i figlioletti dentro la mia casa e Esther era al piano di sopra. E Dea si chiama proprio come quella gatta che si chiamava Dea. Amore, aspetta, questi sono gli ossettini che ve lo sto disossando. Qua è, qua Dea, questi sono gli ossetti, qua è, te lo sto pulendo. Ma guardate com'è felice questa gatta, la sto rivalutando, vi giuro. Dal fatto che ora allatta tutti e quindi mi sta ricordando quella gatta che ci sono le foto, se voi la cercate, di Dea che era sommersa da i suoi cuccioli più tanti altri cuccioli che non erano suoi. E Dea non solo è uguale di nome, ma anche di fatto. Unica cosa che poi quella gattina poverina gli scoppiò la FIP, all'epoca non c'erano terapie e morì. Però ovviamente noi non avevamo detto che era morta di FIP, non mi ricordo che cosa ci eravamo inventati per dire che era morta, perché all'epoca non se ne parlava proprio. Ti piace, insomma? Insomma, me la sono conquistata questa dea. È proprio felice, felice, sia lei che i figlioletti. Ieri un vassoio grosso così di carne si sono mangiati. Una puzza, io stavo per vomitare, ma anche il pesce, non vi dico i gatti che ho fatto una pentola di pesce, una pentola per i cani e una pentolona enorme per i gatti. Ora, ancora mi mancano alcune terapie, ora mi lavo le mani che ce le ho tutte impaddate. Guardate come mangiano felici. È buona la carnicella, questo è il pollettino. Il pollettino, amorino, il pollettino.